Ben ritrovati a Volontariamo, la trasmissione del Centro Servizi Volontariato che vi racconta tutto il buono di Modena e provincia. Apriamo la puntata di oggi facendo un salto a Fiorano, dove l'associazione Inarte, nonostante il periodo di difficoltà, porta avanti lo stesso numerose attività aperte a tutta la cittadinanza. Il progetto del Tè delle Cinque dell'Associazione Artistica in Arte, in collaborazione anche con altre associazioni, ma il progetto dell'Associazione Artistica in Arte. Fino al 16 di febbraio è stato un progetto in presenza, dove si presentano libri, in genere anche accompagnati da lettori, da musicisti, e poi si prende il tè tutti insieme. Il tutto avveniva e avviene, avverrà in futuro a Villa Poli, nella sede del Circolo Culturale del Nuraghe, quindi in collaborazione anche con il Circolo Nuraghe, con l'Associazione per la Fotografia Frame Storming e con l'Associazione Musicale Minorota. Quindi a Loro Fiorano, giusto? tutto a Fiorano, tutto a Fiorano. Dopo con il lockdown, sinceramente, siccome io non è che sono, io sono un po' molto creativa alla fine, no? Cioè, nel senso che io qualcosa la devo fare. Mi dispiaceva moltissimo abbandonare le persone che seguivano il Tè delle Cinque in maniera piuttosto assidua e non presentargli più nessun tipo di libri. Per cui mi era venuto in mente di fare questo Tè delle Cinque. Perché quando si è chiuso il tutto era ancora, diciamo che era ancora inverno, perché era febbraio, faceva ancora freddo, quindi an ancora noi tutti di pomeriggio prendevamo il tè o la tisana. Quindi mi era venuto in mente di poter fare questo tè delle 5-10 minuti online. I video si dividono così: c'è lo scrittore, che presenta un proprio libro, ma anche il lettore appassionato di lettura che vuole mostrarci un libro o farci conoscere un libro che per lui o per lei è stato importante nella vita. Diciamo che l'associazione in arte non si è mai fermata, cioè ha trovato il modo per continuare un progetto del Comune di Fiorano che potesse avere una valenza anche ed essere conosciuto un po' in tutta Italia. Se da una parte il lockdown ci ha chiusi dentro e non ha più permesso di vederci e di prendere un tè in compagnia con un autore e nello stesso tempo di riempirci di belle parole, visto che c'era impossibile, adesso online è possibile anche a tante altre persone in tutta Italia di vedere questi protagonisti e di conoscere i Tè delle Cinque e anche Fiorano. Ci mancano queste cose. Cercheremo chiaramente, quando tutto tornerà in presenza, di far diventare il Tè delle Cinque ancora una manifestazione più bella, perché abbiamo ancora tante altre idee, visto che adesso abbiamo con noi anche il regista Orazio Giannone, che si è affezionato a questo progetto e che ci aiuta tantissimo. Insomma, comunque siamo alla fine, come dico sempre io, è che dobbiamo essere in tanti, perché le idee sono belle ma vanno condivise sempre con tante persone, perché è soltanto l'unione che può portare un bel progetto a diventare un grande progetto. Ecco. In queste settimane molti di voi avranno sentito parlare del servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci ad opera dei volontari. Succede in numerosi comuni della provincia modenese, tra cui a Pavullo, con il servizio La spesa a casa. Il servizio di spesa a Pavullo sostanzialmente è nato da un'idea appena dopo la chiusura, per cercare di dare una mano ai commercianti e diciamo ai supermercati e in seconda battuta di dare una mano alle persone che in difficoltà ovviamente non potevano uscire, per cercare appunto di fargli avere lo stretto necessario, che fosse qualcosa di alimentare o di beni di prima necessità a casa. È nata inizialmente una lista della spesa, l'abbiamo chiamata, con dentro tutte le attività commerciali, quello che proponevano. Poi dopo, tramite il COC di Pavullo, insieme a alcune associazioni insieme per gli altri, insieme a ASEOP, insieme a Sei di Pavullo Se, mi è stato chiesto di coordinare questo evento, diciamo.
e quindi abbiamo reclutato dei volontari che a turni, sostanzialmente, durante il giorno andavano a portare con i mezzi forniti da Autorama e da Vis Hydraulics, che c'è sempre stata vicina in questa avventura, diciamo, i volontari portavano le spese a casa di chi le avesse ordinate, sostanzialmente. Guarda, la risposta dei cittadini è stata eccezionale. Ci è stato chiesto la possibilità di continuare anche dopo, diciamo, il lockdown. Per questo adesso abbiamo messo in piedi un'app che uscirà a breve, tra pochi giorni, che si chiamerà ConApp, nel quale vorremmo continuare a fare, con la quale vorremmo continuare a portare avanti questa cosa che abbiamo fatto. Sono state inserite un po' tutte le attività, quindi i supermercati, i ristoranti, i negozi di abbigliamento. Chiunque voglia entrare in quest'app qui avrà la possibilità di prenotarsi la spesa, di vedere che cosa ha un negozio, di vedere se sono offerte, insomma, per cercare comunque di dare una mano e ai commercianti e soprattutto alle persone che tante veramente ci hanno chiesto di continuare con questo servizio. Se è possibile, vorrei ringraziare i ragazzi, i volontari, perché sono stati veramente incredibili, non hanno mai detto nulla, erano sempre a posto, sempre tutelati, sono sempre autotutelati, nel senso che i DPI sono sempre stati usati veramente bene. Era una cosa a cui tenevamo tanto, una cosa a cui abbiamo fatto una testa così alla gente, perché gli abbiamo detto: mi raccomando, proteggetevi. Quindi hanno seguito le direttive alla lettera, non si sono mai tirati indietro, sono sempre stati disponibilissimi. Ancora una volta ringrazio Vis Hydraulics e Autorama, che ci hanno fornito gratuitamente i mezzi per poter girare, e quindi è stato veramente una gran bella esperienza. Telefono Amico Italia ha lanciato una raccolta fondi per poter potenziare le proprie attività, in particolare comprare un nuovo centralino per rispondere alle numerose chiamate che arrivano da persone che hanno bisogno. Ce lo racconta il referente modenese Osvaldo Mussatti. Telefono Amico Modenese, nel periodo del Covid cosa ha fatto? Non si è fermato, per definizione il telefono non si ferma, no? Il telefono non si ferma, no? E cosa ha fatto? In collaborazione con Telefono Amico Italia, e quindi questo significa in collaborazione e assieme agli altri 19 centri di Telefono Amico sparsi per l'Italia, è restato in ascolto delle persone che avevano necessità di chiamarci, di parlare, di tirare fuori le loro problematiche, le loro ansie, le loro paure, tutti i giorni dalle 10 del mattino fino a mezzanotte, tutti i giorni. E in più nel periodo pasquale, quindi dalle ore 10 del giorno 11 alle ore 24 del giorno 13, siamo stati ininterrottamente in servizio. Eravamo sempre lì, giorno e notte. Adesso avete lanciato una raccolta fondi su Rete del Dono, per quale motivo? Perché intanto il nostro centralino di Telefono Amico Italia è abbastanza datato. Tenga conto che il servizio di telefono sul numero unico, che noi chiamiamo numero unico, è ormai dal 2006 che esiste, quindi il centralino era abbastanza obsoleto e ogni tanto ci lasciava a piedi, devo dire. Per cui l'ultima assemblea nazionale che abbiamo fatto, abbiamo deciso di superare questo vecchio strumento, di acquistarne uno nuovo. Abbiamo pensato che forse in questo caso, visto che la spesa era consistente, ci costa 14.000 euro questo nuovo centralino, che serve tutti i 20 centri ovviamente,
come dicevo prima, di sperimentare questo nuovo strumento, per noi nuovo strumento, che è la rete del dono, e devo dire che finora ci ha dato dei buoni risultati, perché giusto un paio di giorni fa abbiamo raggiunto la metà dell'obiettivo che ci eravamo proposti. Tutti gli anni noi organizziamo un corso di formazione per nuovi volontari e tutte le persone che sono interessate a partecipare a questo corso ci possono scrivere all'indirizzo mail modena@telefonoamico.it. Per rimanere aggiornati su tutte le attività che il volontariato modenese porta avanti anche in questo periodo, potete consultare il sito www.volontariamo.it. Noi ci rivediamo qui la prossima settimana alla stessa ora, sempre su TRC con Volontariamo.